Federico Pozzo, vice sindaco di Ozegna. Siamo a una giornata particolare, ricca, importante per il comune, che è appunto la festa patronale. Una patronale che ritorna a essere piena dopo questi due anni difficili, quindi finalmente, come dici giustamente tu, è un momento da condividere con il paese, con la comunità, ma con tutto il canavese. Assolutamente sì, siamo contentissimi di poter tornare a questa normalità. Era un po' di anni che effettivamente non si facevano più le varie processioni, eventi con un po' di assembramento, se così si può dire, quindi siamo veramente molto felici. Ovviamente ringraziamo tutti gli enti, l'AIB, tutti i volontari, perché poi obiettivamente senza di loro il comune non esiste, quindi loro sono la vera forza lavoro assieme ovviamente a tutti i cittadini. Tra l'altro, festa che è iniziata venerdì con l'apertura del banco di beneficenza, ringraziamo ovviamente anche lì tutti i volontari, la società operaia, perché ogni anno raccolgono dei fondi incredibili da donare a chi più bisogno di noi, quindi questa è una cosa importantissima. La Proloco ovviamente, che ieri sera tra l'altro ha fatto una bellissima serata con DJ Sergio Datta, che ha portato un migliaio di persone. L'AIB per il servizio di volontariato che dà sempre, Bruno è sempre presente tra di noi, quindi questo è fondamentale. E seguiranno ancora parecchi eventi, perché oggi ci sarà la gara di Calcio Balilla, ieri c'è stata la gara di bocce, questa sera ci sarà la sfilata con tutti i commercianti del paese, quindi anche cercare di creare appunto un tessuto tra tutto il paese, aiutare i commercianti nonostante non si faccia più in centro ma al palazzetto, e poi per finire la classica bagnacauda. Quindi siamo contentissimi, speriamo che ogni anno possa esserci sempre più gente per portare avanti le nostre tradizioni. Settembre, che è un mese impegnativo per Ozegna, perché al di là della patronale comunque ci sono altri appuntamenti. Ricordiamo appunto che il settembre ozegnese è un momento importante e partecipato da parte di tutta la comunità. Assolutamente, il settembre ozegnese dura appunto tutto il mese, a partire da San Rocco, la festa patronale e poi San Besso, quindi ovviamente non finiscono gli appuntamenti, durerà ancora la prossima settimana col Gavasun, che farà una conferenza presso il comune, appunto la processione con la chiesa presso la chiesa di San Besso con i coscritti del 62 che offriranno il rinfresco. Tra l'altro ci stiamo già anche proiettando al grande evento che ci sarà il prossimo anno per i 400 anni della Madonna del Santuario, quindi stiamo già studiando qualcosa che possa effettivamente dare voce al popolo e a questo evento così importante. Ma quello non puoi dirlo, no?